Siamo con Salvatore Bagni ad Acerra per presentare un libro sulla storia del Napoli. Il direttore Bagni, oggi conosciuto per scoprire tanti talenti, che ne pensa di questa presentazione, di questo libro? Ma io penso che tutti quelli che interverranno stasera sono venuti per Pietro Puzzone, ovviamente, se lo merita, per noi è stato un compagno ideale. Tra alti e bassi della sua vita, però adesso l'abbiamo ritrovato per quello che conoscevamo, questa è la cosa fondamentale. Il suo libro ha vissuto tanto intensamente Diego ed è giusto che lo scrivesse questo libro. Ora è diventato un agente sportivo, consiglio a Napoli per il dopo Bagayoko, lo so che è scontato. Io ho 32 anni che faccio questo lavoro, io sono sempre stato un mediatore consulente, mio figlio è agente da 10 anni, agente internazionale. Io ho sempre fatto gli stranieri, solo stranieri, adesso abbiamo anche diversi italiani. È divertente, mi piace, ma a Napoli ne hanno consigliati così tanti che adesso vediamo. L'ultimo che sì, per 300.000 euro, poi non l'hanno preso, cioè va bene. Mo' si svincola. Va bene così, non è stata l'unica squadra che non l'ha preso, ce ne sono state tante. Grazie. Grazie a te.